Pane e rivoluzione, l'anarchia migrante, questo libro è la continuazione, volendo, la seconda parte di Utopia Azione che ho pubblicato sempre con Eleutera alcuni anni fa e tratta appunto dell'emigrazione anarchica di lingua italiana. Gli italiani emigrati nel mondo sono circa 60 milioni a oggi e tra questi ci sono gli anarchici, i libertari. Che storicamente, appunto, il libro comincia nel 1870 e finisce nel 1950, vanno negli Stati Uniti, vanno in Sud America, vanno in Centro America, vanno fino in Australia, vanno in Russia, in Nord Africa, Egitto, Tunisia, poi certamente in Europa, in Francia, in Belgio, in Spagna, in Inghilterra. Questo libro appunto tratta delle loro vicende all'insegna di alcune parole chiave, l'internazionalismo certamente, cioè la volontà di affratellamento tra i proletari, gli sfruttati di ogni latitudine e un'attitudine transnazionale, cioè il fatto proprio che si attraversano paesi e nazioni e all'insegna insomma di una rete, di un network che è la vera organizzazione anarchica che crea una sorta di controsoccietà, contromondo, combattendo lo sfruttamento capitalista, il dominio statale e dando allo stesso tempo concretezza ai propri valori etici, politici, attraverso le forme dell'educazione, dalle scuole moderne alle università popolari, attraverso lo stare assieme, la socialità. I banchetti, la musica, il teatro, varie forme culturali, quindi le sottoscrizioni, i comizi, insomma c'è tutto uno stare assieme che coinvolge i militanti, le militanti e le rispettive famiglie che dà proprio appunto concretezza a questa controsocietà. Gli anarchici, sappiamo, sono, e le anarchiche sono senza governo, no? Anarchia e senza governo, questi sono anche senza patria. La loro patria è il mondo, come diceva appunto una nota canzone di Pietro Gori. Trovate in questo libro diverse vicende, singole e collettive, di uomini e di donne anarchiche, tra cui mi piace citare Clelia Premoli, Maria Luisa Berneri, Ersilia Cavedagni, emigrate chi appunto Clelia Premoli in Francia, in Belgio e poi in Sud America, Maria Luisa Berneri in Inghilterra, Ersilia Cavedagni negli Stati Uniti, con un quindi fare internazionalista e però allo stesso tempo uno sguardo rivolto all'Italia. In una, come dire, duplice dimensione in cui certamente ciò che avviene in Italia con la fine 800 e poi con l'avvento del fascismo è sempre oggetto di riflessione, di impegno. L'idea è quella di tornare prima o poi in Italia a dare vita ancora una volta da lì a una società più giusta, più libera, più egualitaria. Questi altri contenuti trovate nel libro Pane e Rivoluzione.